l'altro oggi voglio fare un video un po' diverso, un video dentro un camerino. È uscita da poco la collezione Curvy Glam per OVS e ho voluto provare un po' i capi, visto che per questa volta abbiamo la possibilità di provarli direttamente in alcuni negozi, alcuni punti vendita hanno questa linea, se no è possibile trovarlo online. Comunque nel post sul blog scriverò qualche notizia in più. Quindi io sono andata nell'OVS più vicino a me, che questo era quello del Grande Emilia in provincia di Modena. Ho selezionato qualche capo, non tutta la collezione perché comunque non mi piaceva, ho selezionato solo quello che appunto mi piaceva e ho deciso di provarla. Le taglie in realtà secondo me, io sono proprio a filo, perché comunque vestono fino alla 58, sono tre taglie e quindi io immaginavo che molte cose mi sarebbero state strette, quindi vabbè, vi faccio vedere. La prima cosa, diciamo quello che mi interessava di più, era questo giubbotto bomberino, chiamiamolo, che è traforato, plasticato, insomma. Come vedete qua ci sono le tre taglie, che Smart, Magic e Lovely. Però alla fine poi sono SML, insomma. E ed ecco l'indossato. Devo dire che pensavo mi sarebbe stato un po' più stretto, in realtà mi piace parecchio. Potete vedere che comunque si vede la trasparenza, quindi non è certo una giacca invernale. E mi ha particolarmente soddisfatto, sta bene sia chiuso sia aperto, anche se chiuso stringe un po' lì sulla pancia, però niente di troppo vistoso secondo me. Questo era uno dei pezzi appunto della collezione, questa specie di cappotto soprabito, lungo, molto lungo, che chiaramente a me non sta. Bottone schiuda malapena, ma mi sta comunque proprio male. E non sono sicura comunque che possa star bene in generale, perché è molto molto lungo ed è dritto. Quindi non so, ha una bella stampa, la stampa mi piace, è un fiorato abbastanza tenue, non troppo vistoso diciamo, e penso sia l'unica cosa con stampe della collezione, almeno fino a questo momento. Non sono molto convinta. E questo era l'altro trench, quello di trench di plastica, che in realtà per me è stato proprio una rivelazione. Mi è chiaramente stretto, quindi chiaramente non è la mia taglia, purtroppo, perché in realtà mi piace parecchio. È il tessuto molto morbido, è uno di quei tessuti tecnici, sempre un po' trasparente, diciamo, si vede attraverso, tipo retina. Ma è molto molto confortevole addosso, non credevo, ma l'ho proprio rivalutato. Mi piace parecchio questo. Questa è una maglietta carina, senza i fami né lodi. Chiaramente non è un colore che sta addosso, ma visto che è dello stesso tono della mia pelle, non capisco perché è la maglia sotto in maglina e quella sopra in stoffa siano due colori diversi, anche se in realtà qui dal video la cosa è più accentuata, dal vivo sembravano meno diversi. È carina, niente di particolare secondo me, insomma è abbastanza normale come cosa, però insomma non male. Questo chiaramente mi sta malissimo, mi è molto stretto sulle spalle, sulle braccia e anche sul seno, invece sui fianchi andava bene perché va giù largo. Però non riuscivo a capire se era un vestito o una tunica, secondo me dovrebbe essere un vestito, però per me è molto 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 corto. Adesso vabbè che magari a me è stretto e quindi magari sale un po', però non lo so, sono perplessa. Comunque beh, è doppiato, cioè sopra uno strato di pizzo e sotto una fodera rosa, carino, però è stretto.
Questo cardigan non è che mi faceva impazzire, e in realtà non mi sta neanche tanto bene perché comunque sempre dalle spalle mi è stretto. Non fate caso alla canottiera, ma non avevo altro da mettere sotto. sì, insomma, sono carini, però niente di nuovo, già visto, già. Niente di che, insomma. E infine l'ultima cosa che immaginavo non mi sarebbero proprio andati bene, i boyfriend jeans, che secondo me erano molto carini, adesso vanno particolarmente di moda, ma a me sono stretti, immaginavo, perché comunque la parte bassa, diciamo, in genere è la parte problematica. Mi piace molto questo dettaglio degli strass davanti, è molto carino. E poi va giù anche, andando giù anche sono un po' di quelli rovinati, usati. Mi sarebbe piaciuto provarli perché non ho mai messo di boyfriend jeans. Sono secondo me un po' difficili da portare per le curvy girls, però sono molto di moda in questo momento. Niente, questa è la carrellata di cose che ho provato. Come ho detto, non ho provato tutto perché molte cose non mi piacevano. La taglia è sempre la L, che dovrebbe essere una 56-58, ma la vestibilità un po' varia. Ci sono alcune cose, tipo questo tunica vestito, che sono abbastanza strette. Altre invece come la maglietta K, diciamo, che vestono un po' di più, quindi vi consiglio, se avete la possibilità, di provarvi cose. Vabbè, come sempre in realtà. Non ho provato cose tipo i tubini, c'erano due tubini se non sbaglio, altre cose basiche bianche e nere e un altro pezzo di punta che era il loro tailleur dato da una gonna a tubino e un gilet con un effetto piton sopra che non piaceva molto. I prezzi variano, dipende. Le cose più basiche tipo appunto questa tunica che vi ho fatto vedere prima e questa maglietta sono abbastanza, diciamo, nel range normale di OVS, ecco. Mentre le cose più nuove, le cose più tendenze tipo queste cose fatte con i tessuti tecnici costano abbastanza, insomma, sono un po' di più, ecco. E queste in realtà sono poi le cose che mi hanno sorpreso di più, perché comunque sono più quelle più alla moda, quelle più attuali. E comunque devo dire che questo trench non gli avrei dato all'inizio proprio la possibilità, quando lo aveva là. L'avrei volentieri comprato se fosse stato nella mia taglia, magari un po' più avanti. Penso che ripiegherò con il bomberino. Non l'ho preso perché ovviamente prenderlo adesso forse non è proprio la soluzione più saggia, insomma, però ci farò un pensiero serio, perché comunque sono tessuti strani, però interessanti, mi garbano parecchio, ecco. E niente, spero che questo esperimento vi sia piaciuto. Mi piacerebbe tanto fare dei video di questo tipo dentro ai camerini dove provo la roba, però si sa che non c'è molta opzione, non si può fare con molte, molte marche, insomma, quindi ho tolto la palla all'alzo. Spero che il video vi sia stato utile. Fatemi sapere voi cosa pensate di questa collezione, se avete la possibilità di provarlo. E quindi anche per questa volta è tutto. Vi saluto e alla prossima. Ciao!